Grazie, non faccio una che profumi, ragazzi. A quanto sono queste? Sto ballando muovendo i fianchi, ragazzi, è una scena indecorosa. Rispondimi, maialina. Ma no, mi sono già inchioppata con quel pezzetto di bruschetta. Ed ecco qui la famosa focaccia integrale con zucchine, patate e una mozzarella ben scolata sopra. Ci sto passando il grill per renderla croccante. Ed eccola qua pronta. Ora vediamo. Aspettate che incandesce, non so se si dice. Vado a tagliarla. Allora, ragazzi, qua la famosa focaccia integrale sta cuocendo. Ci vogliono un po' di accortezze perché altrimenti rischia di diventare carbonizzata sopra e sotto cruda. Che nella vita nessuno mai ti dà di più, ma quanto fiato, quanta salita. Io la pizza l'ho spenta perché continua a finisce di cuocersi col calore residuo, poi la mozzarella la si mette dopo. Una discesa libera, scuote schede, prosuaspi, pendii, montagne, voragini, spigoli, buche, rocce taglienti. Una fiera cognitiva a 20 km dalla fabbrica di Graz, che oggi è costruita da 40 anni di interventi. Una storia di continuità. Te la faccio anche te la bruschetta. Raccontata dal granitico telaio a Longheroni, che nel corso delle decadi ha subito solo poche modifiche. La ruota di scorta, maniglia del portellone, frecce e protezioni, sempre allo stesso posto. E ovviamente dagli angoli retti, la fisionomia. Allora, ragazzi, oggi è il 15. Sono le 21, credo. Ho preparato il maialino in agrodolce con del riso thai bonnet solo cotto e condito con un filo di olio di semi di mais. Questa è la salsina agrodolce e deve arrivare il tutor con due suoi colleghi. Non ho capito, gli si è bucata la gomma della mano, non lo so. Comunque adesso copro tutto perché sennò qua è un disastro e aspetto che arrivino. Non ci vango. Assaggio senza rovinare. Dobbiamo ritrovare quella mascherina a pisolino perché ti devo fare un mukbang con la pasta. Dopo che per molti, molti anni sono stati diplomati molti ottimi agenti di polizia, lo Stato dice che non può più permettersi due scuole di polizia. Che ne avranno fatto i politici di tutti quei soldi? Noi abbiamo una tradizione. Questo maialino marinato che andrà a finire sulla graticola. Vuoi una bruschetta di prova? Prima, tutte le novità da qui a fine anno. Super test, quattro utilitari a confronto per prestazioni, consumi e comfort. In prova, okay. Audi Q3, Porsche 911, Skoda Octavia, Toyota Corolla, piccole crossover sotto esame la dotazione. È più pratico. Al volante il maxi listino a solo 1,50€. Corri da Troni, acquista un grande elettrodomestico più un secondo prodotto a tua scelta. Il meno... Ok, già ragioniamo di più. Me lo devo comprare anch'io da risparmio casa st'affari. Cioè che l'avevo preso io, però mi serve per casa. Qui ho triturato con le mani una mozzarella che sta scolando per evitare che poi percoli altro liquido. Qui abbiamo il barbecue. E qua ho preparato i vasetti perché il tutor si occuperà di trapiantare i famosi germoglini, che ora vi faccio vedere. Allora, questi sono gusci di uova con semi vari
prese dagli ex, dei trucchi tipo di 5 minutes craft. Poi vi farò un video su quali evitare come la peste perché finite in ospedale. Questi sono semplicemente semi di melone che hanno fatto una pianta, questi sono i famosi, le famose piante hanno già fatto il fiore, la prima pianta ha fatto il fiore, non so se lo vedete. Qua ho piantato altri semi di peperoncino. Buongiorno a tutti, oggi è 16. Ragazzi, mi sembra di essere in quelle zone del mondo dove c'è 6 mesi di giorno e 6 mesi di notte. L'alternanza tra giorno e notte è praticamente... Cioè, ormai ragazzi, tipo, all'ora di cena crollo. Già durante la cena, ieri durante la cena me ne sono defunta. Me ne sono defunta, italiano. Sono le 7:40 ed è già tardi. Però ieri a che ora sei arrivato? 21:35. Sì, ora che eravamo a casa, ora che ti sei svegliato eravamo, era le 10. Causa che abbiamo i coglioni pieni. No, se sono brutti gli oleandri, ma non mi hanno fatto niente di male, però non mi piacciono, è bello che stanno dappertutto. Disponibile con le smisurate potenze della G63MG, che quasi impegna. Però assaggio solo perché se mi riempio col pane, ciao. Raffinato per dinamiche generali, guidabilità e smorzamento dei contraccolpi. Mi ha finito un pezzo di pomodoro tra le tette. Mi ha finito un pezzo di pomodoro tra le tette. Non ruminare. Ti è piaciuto di più tutto, ma il titolo Movimento. Che è quella strappona? Una bugia in quest'Italia è una grandissima idea. Sì, ho capito, ma la strappona chi è? Un po'. Capisco il tuo punto di vista. Oh. Stai guardando dalla parte sbagliata. Ed ora ma chi è? Te lo chiedo io. Che roba è sta merda? Del Flaiano Film Festival, Riccardo Milano. Ma che gente è? Licantropi. Ieri sera mentre dormivo c'era, devo togliere l'abitudine di nuovo di lasciare in play le cose, perché poi dopo in piena notte sentire certe vaiasse che urlano. Vabbè, ormai arrivi alle calende greche. Mentre mi ero appena addormentata c'era la signorina Maccabei, poi ti spiego chi è, che faceva una live. No, ancora c'hanno voglia di alludere. Se non sanno cosa alludere, aggiornate la pagina. Ah, non dire che poi arriva l'innominata. Ma non me nomina proprio, non me nomina proprio. Che portate a tasso, sfiga, rogna. Si chiamano dissuasori. Ho capito, ma dissuaso da quella che sta da 3 all'ora. Ho capito, però se tu rompi la sospensione poi siamo dissuasi dal dover andare con la macchina e bisogna farsela a piedi in mezzo alle bisce. Siamo arrivati al momento. Ma siete, ascolta signorina Maccabei, per favore dica lei dove sono i Pirenei. Che no, professore, per favore, mi sa che il senato prima l'uovo oppure la gallina. Che figura, il professore non lo sa. Ma di chi era? Tipo degli anni 20 sta canzone? Sì, sì. È stato.